Ok. Ok, ragazzi. Siamo di nuovo qui. Il nostro amico non ci vuole dare una mano. E diciamo che abbiamo appena avuto una predizione, no? Su quello che potrebbe succederci se non stiamo attenti a ciò che facciamo. Quindi, non abbiamo roba da utilizzare. Allora, kit medico. Giusto per. E vai. Lavoro di squadra, eh? Allora, Andrà a vantaggio di sì. entrambi. Esploriamo un po' la zona prima di fare qualsiasi cosa. Vai avanti. L'area in cui ti trovi era riservata ai pazienti più instabili, quelli con problemi ad adattarsi Allora, nello dimmi spazio. solo dove devo Casi andare. tragici. Non preoccuparti, sono andati da un pezzo. Sicuri che non è ancora arrivato, vero? Un pochino di... allora. Mappa. Ok, va che mappona. Allora, armadietti. Qui. Accessi e cose da disattivare. I video li lascerei. Allora. Razzo non mi serve. Cioè, non è che non mi serve, sono già pieno. Va bene. A parte che non sappiamo ancora se il nostro amico è affidabile, però. Qui non c'è nulla di nulla. Zero completo. Ottimo. Ma abbiamo disattivato tutto? Sì, ho disattivato il video. Perché continua a seguirmi la telecamera? Vabbè. Quindi, qua siamo andati. Poi. No, no, non di là. No, no, fidati. Di qua, di qua. Mi serve componente B. Qua non c'è nulla. Qui. Qui neanche. Questo posto era così promettente quando sono arrivato. È una tragedia. Uno spreco del mio talento. Allora, vedo che. Cosa abbiamo? Cosa abbiamo? Questa è una radio che non mi interessa, ma colla. Giusto, giusto per un altro medikit. No, componente B mi serve per il medikit, come non detto. Mi piace molto essere lasciato all'oscuro, Morley, hai capito? Oggi volevo usare l'ambulatorio e ho scoperto di non poter entrare. Non posso svolgere i miei doveri se tu e Lingard continuate ad agire alle mie spalle. Ho dei pazienti che avranno bisogno di quei medicinali, Casi davvero tragici. soprattutto ora che la situazione Quando è si così trovano precaria. tali ritmi scanditi dalla terra, dall'alba e dal tramonto, Non la mente voglio che i tende a pazienti ne vagare. Casi risentano. tragici. Consideralo un avviso Ma Morley formale. sprecava troppo tempo a coccolarli. Non E sarebbero per la mai dovuti cronaca, venire qui. non ho nessun E nemmeno problema. noi. Coleman, passo e chiudo. Vabbè, avrete letto. Secondo me, se li prendeva per sé i medicinali, sto tizio. Comunque, non è una cosa che ci importa. Save point. Beh, direi. Diamo ancora un'occhiata qua. No, qua da dove siamo arrivati. Sì. Allora, si salva. Ottimo. Andiamo. Bene, Allora. lungo quel corridoio. Sì, grazie, lo sappiamo. Questo
questa non si apre. Tenendo premuto CTRL, sì, ci si sporge, ma non lo uso quasi mai. Allora. Questo e questo. Ok. Clac. Ci sei, questo è l'ufficio di Morley. Il codice d'accesso dovrebbe essere lì intorno. Pezzo di metallo. Allora, dicevamo, pubblica niente, audio, errore, pochi farmaci, l'angioletta ve la lascio qui un attimo così la potete leggere anche voi. Hai trovato il codice di accesso? Allora, ci servirà anche la tessera d'accesso. Morley la portava sempre con sé, trovalo. Attenzione, violazione di quarantena nel centro medico. Rilassati, sto solo cercando di scoprire cos'è. Tu concentrati sulla tessera d'accesso. Cazzo. Ok. 17.02. Allora. La mia idea è cassa acustica per distrarlo. L'ho visto fare in una demo. Lo distriamo e ci lanciamo, magari non correndo troppo veloce, verso qua, che se non sbaglio, infatti, questo punto qui segnato con la col cerchietto, e mettiamo il codice lì, quindi allora, ci infiliamo qua dentro. Ok. Siamo veramente nei guai. Eccolo. Blocco. Ottimo. Allora. Condotto, via. Cos'è? C29, C21. Morley. Ok. Allora, devo andare qui. Ispeziona, sarà paziente del dottor Molley, devo trovare quella chiave. Ok. È entrato. Allora. Adesso non so esattamente come funziona il nostro amico, ma mi piacerebbe esplorare là in fondo, perché non credo che potrò esplorare da nessuna parte, vero? Un po', ma eccolo. Arriva. Decidi cosa vuoi fare. 96 metri. No, non vedo dov'è. Ok, ora lo vedo benissimo. Ciao. Ciao.
Ho cambiato idea. Non ho più voglia di andare a esplorare. Adesso è laggiù. Quindi non lo so. Non so proprio bene che cosa fare, allora. Non c'è la possibilità che se ne vada, vero? E lì sulla destra. Il problema è che non ha un suo pattern. A meno, così si sono vantati gli sviluppatori ovunque. Non ha un suo pattern. Lui attivamente mi sta cercando, quindi ci fosse qualcun altro da fargli mangiare, no? Avrei molti meno problemi io, probabilmente. È fermo? No, arriva. Arriva. Non arriva più. No, non arriva più. Dove? Wow. Se n'è andato, se n'è andato, se n'è andato. Una stanza in cui entrare, forza. Qua. Un tavolo sotto. Ok. Perfetto. E adesso mi dici di tornare indietro per cercare. No, io cerco qui. Tu mi hai detto di cercare qui e io la cerco qui. Non prendiamoci per il culo, amico, ok? Dov'è il nostro? Intanto vediamo se la trovo qui, magari. Save point. Un coso per nascondersi, ottimo. Ma non vedo. Ok. Per cortesia. Ah, arriva. Arriva. Ottimo. Andartene. Ottimo. Forse la cazzata più grande della mia vita, ma salviamo. Ok, via. No, ok. Cos'è? Tubo bomba. Mi ispira il tubo bomba. Quanta roba. Il tubo bomba è un dispositivo che esplode all'impatto, è letale per gli uomini e per i sintetici. Adesso lo vediamo meglio, eh. Quando non abbiamo un bip bip continuo che... Ah. Ok, è lontano. Dicevamo, tubo bomba. Che cosa fa il tubo bomba? Dispositivo che esplode all'impatto, letale per gli uomini e per i sintetici. Sintetici non industriali. Credo che intenda quelli con cui abbiamo a che fare adesso, le cinesate. Nelle vicinanze, se piazzato come trappola esplosiva, si innesca quando i nemici sono vicini. Cioè, io lo metto per strada, quando lui gli va vicino, questo esplode. Bene. Ora, credo che sia di là. E ora sta arrivando qui.
c'è nessuno. Dove sei? Eccolo. Troppo. Di qua. Ok, è da questa parte lui. Eccolo. Ci sto mettendo i secoli per fare 5 passi. Tra parentesi, mi ha appena salvato. Perché ho così paura? Arriva. Lo vedete lì nell'angolino in alto? Lo vedo. Sta arrivando. Eccolo. Non so se sto facendo una cosa furba. Ok. 20 metri. Ok. Non mi piaci. Potresti andartene. Grazie. Ok. Ok. Qui c'è una porta. E io ci devo andare. Il nostro amico è là. Quindi... datemi un minuto. Allora, io è da un po' che non sento rumori, non vedo movimenti. Ho idea che sta aspettando che esco dall'armadio. Quindi uscirò e rientrerò. Vai. Infatti... odioso essere malvagio. Eccolo che arriva. Lo so che stai arrivando. Eccolo. Trenta piedi. Sta per aprirsi quella porta. E lui entrerà. Cosa farà dopo che è entrato? Non si sa. Forza. Ti sto aspettando. Arriva. Eccolo. Arriva. Oh, ragazzi. Ora lui osserva qui, se ne andrà di là e mentre lui è di là...
Sempre se non mi, se non mi trova adesso. Un momento. Diavolo. Ok. E questo che cosa significa? Una porta, un blocco. Bloccata. Ok. Cosa facciamo qui? Niente, ci suicidiamo. Giustamente. Dove cavolo sono finito? Ok, A28. Mi sembra che era A29. Quindi questa? O questa? In basso o in alto? Ragazzi. Ok. E dietro di noi, perfetto. Non ne sono sicuro, ma credo che abbia preso un condotto di nuovo. Quindi direi di andare a quella in avanti. Ah. Oh, porta, chiuditi! Ok. Ok, c'è un... La porta era chiusa, va bene, ma meglio così. Oh, è davanti alla porta, sta aspettando che sia pre. Non c'è niente da vedere qui. No, non ti interessa. Tu non vuoi entrare qua dentro. Non vuoi entrare qua dentro. Vai via. Oh. Grazie. Ok. Ragazzi, questo lavoro non fa per me. Assolutamente.